Il suo vicino di casa le annuncia che presto il suo fidanzato si trasferirà da lui. Come reagisce lei alla notizia? Fidanzato? Forse volevi dire fidanzata? No, affatto, proprio fidanzato. Con questa notizia il suo vicino di casa le sta anche dicendo di essere gay. Per carità di Dio, non parliamo di queste cose. Signor omofobo, si concentri. Come reagisce lei? E come reagisco? Come devo reagire? Prendo un sasso e glielo tiro. Signor omofobo, allora gli chiedo, chi fa la donna di tutti e due? Una relazione omosessuale fra due maschi determinata dal fatto che la donna non c'è. Nessuno fa la donna, ci sono due uomini. È la nostra chiusura mentale che ci porta a pensare che in una coppia ci deve essere per forza uno che fa la donna e l'altro che fa l'uomo. E allora io gli chiedo, chi è che lava, stira e pulisce a casa vostra? E chi è che Ma cosa le cambia a lei sapere queste cose private di una coppia? Non sono fatti suoi, ma poi mi scusi, chi è che a casa sua lava, stira e pulisce? Mia madre. Che strano, questa cosa non mi stupisce affatto. Allora si concentri, quando il suo vicino di casa le informa che il suo fidanzato si sta per trasferire a casa sua, lei deve rispondere: congratulazioni, sono contento per te. Congratulazioni, sono contento per te. Meno male che non adottate. Al momento no. Come al momento? Ma questa è un'altra storia. Questa è un'altra storia per un'altra puntata. Manuale del bravo omofobo, perché avere un'opinione è un diritto, ma rispettarci è un dovere.